un percolamento d'acqua che non è passato inosservato. I residenti di via Commerciale, quello che da un po' di tempo si sta verificando in un angolo del marciapiede a ridosso del muro di contenimento della strada, subito dopo la fermata dell'autobus nei pressi del civico 119. La segnalazione inoltrata alla redazione integrava al problema del rivolo d'acqua permanente anche la presenza di topi nella zona, dinamica ormai nota nel circondario, vista la presenza di numerosi roditori nei palazzi limitrofi, con tanto di intervento delle ditte preposte per la derattizzazione di cantine e vani sottoscala dei condomini. Ratti che sono stati visti soprattutto a ridosso dei bottini della raccolta rifiuti, quelli della batteria posta nelle vicinanze al punto di fuoriuscita dell'acqua dal muro. Trattasi di raccoglitori di umido e indifferenziata. Interpellata CEGAS APS ANGA sul problema, è stato chiarito che non si tratta di una perdita da una tubatura della rete fognaria e quindi non c'è traccia di un loro intervento specifico su questo problema, posto che il posizionamento delle transenne è eseguito a una segnalazione inviata agli uffici comunali. Proprio dal municipio, per conto dell'assessore all'urbanistica Michele Babuder, è stato anche chiarito che della situazione dovrà occuparsene il soggetto privato, in questo caso il condominio che detiene la particella catastale di quella proprietà. Il comune in tal senso, come da prassi, è tenuto a inviare una missiva nella quale si chiede l'intervento di messa in ordine della crepa, ma non può metter mano sulla proprietà privata. L'iter dunque è stato avviato, con buona pace di chi ultimamente, andando a buttare la spazzatura, lo fa in compagnia di qualche topolino.